classico weekend estivo, sole splendente, cielo terso e temperatura gradevole, grazie a un piacevole venticello, ha fatto da cornice alla penultima tappa del campionato italiano di velocità UTV e 4x4. La gara, svoltasi nel weekend del 21 e 22 settembre presso la pista di Polcanto, era valevole per la classifica della quinta prova del Trofeo Italia UNICEF 4x4 e UTV. Dopo le verifiche tecniche e il primo briefing di sabato, si è subito entrati nel vivo della competizione, con tutti gli equipaggi in gara, suddivisi nelle varie categorie che si sono distribuiti tra le varie prove speciali per aprire le danze off-road. Buongiorno a tutti, come sapete sono Cristina, ormai mi conoscete, siamo a Polcanto, Firenze, alla pista del motoclub Polcanto. Allora, è da appena concluso il briefing, l'organizzatore e il direttore di gara Marchi Daniele hanno fatto il briefing con i piloti. Il trofeo, come sapete, è organizzato dalla Zona Fuoristrada, un club che è attivo su tutti i fronti del fuoristrada, di Sarzana alla Spezia. E niente, ora il tempo è bruttissimo, piove, speriamo che poi nella giornata ci cambi e ci faccia passare questa divertente, come sempre, spettacolare giornata. Grazie a tutti. Nella categoria serie si classifica primo Macrini Luciano con il suo Mitsubishi Pajero. Nella categoria preparati vince Manuel Pè, Suzuki Samurai 1.6, dopo una bella lotta con Giovannetti Davide e Stefano Scrivani, quest'ultimo ritirato per problemi meccanici. Manuel Pè ha terminato le varie manche in 33 minuti, mentre Giovannetti Davide, che ha passato tutta la notte a riparare il motore che si era rotto il sabato, ha avuto problemi anche la domenica con una nuova rottura, per lui un tempo di 50 minuti. Oh.
Nella categoria dei prototipi, la classe più numerosa, primo Luca Zironi, Suzuki S4. Vittoria di tappa particolarmente importante e difficile, dopo aver rotto e riparato in nottata il cambio. Per lui un tempo totale di poco meno di 29 minuti. Secondo Ramella Paolo con un tempo di 30 minuti che ha gareggiato sul famoso proto di Nicoletta. Per lui grande prova resa ancora più impegnativa per via del mezzo che guidava per la prima volta. Ottima prestazione che migliorava giro dopo giro. Terza, con un tempo di 31 minuti, Serena Rodella, con un altro proto preparato da Nicoletta. Per lei, ancora una gara ordinata, portata a termine con grande concentrazione e determinazione. Fuori dal podio, seppur per poco e dopo una gara ordinata e diligente, Francesco Moscati, con il proto Maserati, penalizzato da una scelta di gomma errata e poi dalla rottura della frizione. Non riesce a completare un inseguimento iniziato il sabato per cercare il podio. Per lui 32 minuti. Al quinto posto, con un tempo di 34 minuti, si posiziona Greco Davide, rientrato dopo una lunga assenza dalle gare. Per lui una gara incolore e ancora una volta lontano dal podio. Al sesto posto, con un tempo di 41 minuti, si posiziona Alberto Bonino. Nonostante abbia utilizzato la stessa macchina di Serena Rodella arrivata terza, ha avuto non pochi problemi nelle varie manche, che gli hanno causato un notevole ritardo. Sabato poco fortunato per Luca Costa, che girando in pista ha subito la rottura di un albero di trasmissione rinunciando alla gara di domenica. Nella categoria propulsori moto, una delle più spettacolari della disciplina ha visto vincere con la sua performante Proto Mini Renato Moscati. Una gara attenta, senza troppi errori, con una Mini che si è subito comportata egregiamente lanciandola al primo posto in categoria. Per lui un tempo di 28 minuti. Yeah.
ritiro forzato per Giovanni Simoncelli per rottura meccanica. Questi ragazzi hanno dimostrato di avere tutti gli attributi e sportività richiesti in una competizione di questo genere, regalando emozioni a tutti i presenti. Nella categoria UTV2, dopo una bella lotta con salti da brivido, si aggiudica la tappa Vittorio Gonella, con un tempo di poco sotto i 25 minuti, con il suo performante Polarize RZR. Ha fatto gara a sé, distaccando sin dall'inizio gli avversari e lasciando che si contendessero il secondo posto. Ebbene, siamo con Vittorio Gonella. Ah, io ho già sentito il tuo nome, l'ha detto un'altra persona. Raccontaci, parlaci di te. Ma allora, diciamo che sono qualche anno che corro con i side by side e adesso con questo nuovo mezzo Razzar Turbo mi trovo abbastanza bene. E oggi anche sono andato bene, col canto mi piace sempre tantissimo come pista. Sembrava che il tempo non fosse dalla nostra parte, invece ce l'ha bagnata, abbiamo messo un po' le gomme da fango e adesso direi che è molto bella come fondo. Parlaci della tua bellissima macchinina, racconta. Allora, è un Polaris RZR Turbo. Il 90% di quello che c'è montato gliel'ho montato io, perché mi piace anche, oltre che correre, diciamo, lavorare in garage. E ogni gara si fa qualche miglioria, si cerca di renderla il più affidabile possibile. Direi che per adesso sono soddisfatto. Comunque, tu quanti anni hai? 17. 17 anni? E quanti anni è che guidi? 3-4. Bene, penso quindi sei uno dei fra i più giovani. Sì, sì, sì. Quindi anche questo merito. Bene, grazie, ci vediamo presto su Offroad TV. Ciao. Ciao, ciao. Secondo posto aggiudicatosi a Claudio Esposto, con un tempo poco sopra i 25 minuti. Prima volta che utilizzava il suo nuovo UTV Can-Am X3. Si è comportato egregiamente, dando spettacolo al numeroso pubblico, ma non è stato sufficiente per vincere la gara. Buongiorno, siamo qui con il signor Esposto Claudio. Allora, io ho fatto le riprese e ho visto che secondo me eri il più divertente, il più divertito. Cosa ci puoi raccontare di questa macchina? Raccontaci qualcosa di te e della tua macchina. Allora, diciamo che questo è un 1000 aspirato, 110 cavalli, peso bilanciatissimo. Aspetta, te lo riprendi sempre noi, poi riprendo io la macchina. Quindi dicevi? Allora, dicevo che il peso comunque è fondamentale, ha un bilancio dei pesi veramente bello. Ed è un 1000 aspirato con 110 cavalli e lui risponde bene come una moto da cross. Quando salti praticamente tira su il muso e scendi bene, dà molta fiducia. Soltanto che come guida, se veramente non sei bravo, ti accappotti, perché lui va sempre di traverso, devi controsterzare ed è un dato di fatto. Devi essere un pilota secondo me per guidarlo forte, se no ti fai male. Confronto ad altri mezzi che sono molto più facili da guidare, questo è un po' più aggressivo. Tu quindi sei un pilota, per chi non ti conosce, tu chi sei? Diccelo. Ma allora, io è 5 anni che faccio le gare coi side, per cui ho cambiato diversi mezzi e devo dire che chiudo panettone anche di 20 metri, 25, per cui ero già abituato ai salti, soltanto che l'altro era sbilanciato perché due posti e con questo qua mi sembra veramente andare a nozze, cioè mi viene voglia di dare di più, però è la prima volta che lo guido nelle piste da cross, l'ho guidato due domeniche fa nel Fettucciati e devo dire che è ottimo. Ecco, qualche accorgimento ancora devo prenderlo, tipo il freno che è troppo alto, e questo andrebbe guidato come un go-kart perché ha il doppio freno, quello più basso e quello più alto. Quello più alto ti permette col destro di non prenderlo e a me mi tocca alzarlo talmente tanto che ogni tanto ci picchio dentro sul fianco e perdo la macchina. Ecco. Poi cosa pensi? Sei arrivato primo, arriverai secondo? Cosa, no, il pronostico? Sicuramente i tempi si vedono. Sono arrivato secondo perché c'è praticamente Gonella che è veramente forte, ormai al suo livello è veramente difficile raggiungerlo, poi lui è un turbo, io mi sono iscritto coi turbo e non sono turbo. Secondo me questo qua è il primo dei 1000 aspirati sicuramente,
però da torcere anche dei turbo, sicuro. È quello importante. Però non ci hai detto, allora, nome, cognome, da dove vieni? Facci sapere chi sei. Esposto Claudio, vengo da Buscate, in provincia di Milano. Oh, era questo che non sapevamo. Bene, abbiamo, secondo voi abbiamo detto tutto? Io penso di sì. Come primo approccio va bene, poi altre piste, altre notizie. Allora ci vediamo, grazie e ciao. Grazie, ciao. Terzo posto per Francesco Vergari, anche lui su una Can-Am X3. Purtroppo è stato rallentato per un problema al poso, non ha potuto quindi dare il meglio di sé, accontentandosi, si fa per dire, del terzo posto. Ok, ebbene, siamo con il signor Francesco Vergari. Bene, allora Francesco, tu oggi eri con Can-Am X3. Cosa ci puoi dire di questo bellissimo mezzo? Niente, è un mezzo totalmente modificato da un'azienda della provincia di Pistoia, la HRT Technology, che in collaborazione con la Hollins hanno sviluppato sia la componentistica anteriore e posteriore per poterla dotare di ammortizzatori Hollins. E cosa ne pensi della gara di oggi? Cosa hai fatto? Stupenda, terzo, credo. E sono anche contento che tra tutti quanti i mezzi mi sono posizionato anche come terzo assoluto. Ho Claudio e Zini, voglio ringraziare Nicola, il meccanico, ma principalmente anche che oggi non è presente Giovanni, il meccanico, il tecnico delle sospensioni. Ma tu allora come ti chiami e di dove sei? Sono Francesco Vergari di Benevento, provincia di Benevento. Ah, da Benevento sei venuto qui a fare la gara. Quindi cosa dobbiamo dirgli? La macchina ha detto tutto quello che dovevi dire, pensi di essere arrivato terzo, ora poi ci saranno le premiazioni, vedremo con le premiazioni, ti sei divertito e meno male il tempo. Ragazzi, comprate i mezzi e venite, lasciate perdere il pallone, venite a correre con i mezzi. Bene, grazie e ci vediamo, grazie mille, ciao. Come abbiamo accennato, la tappa di Polcanto era la penultima della stagione e sta consacrando ancora una volta il trofeo Italia Unicef 4x4 UTV come trofeo di riferimento in Italia per la velocità. L'ultimo appuntamento per la stagione è fissato il 26 e 27 ottobre con il gran finale a Gattinara in provincia di Vercelli. E se vi venisse voglia di provare l'emozione di guidare in gara un bolide off-road, niente di più semplice. Vi basterà contattare l'organizzazione, avere a disposizione un veicolo 4x4 allestito con le minime norme sulla sicurezza e potete dire la vostra alle leggende di questa disciplina. Il tutto a costi molto contenuti.